Un caro saluto a tutti gli amici di Video Radio Channels, sono Roberto Centazzo, questo è il mio ultimo romanzo, Bevande incluse, il 17° romanzo che ho scritto, e il secondo della serie Le storie di Calamarina. E Calamarina è una località immaginaria del Ponente Ligure, la storia si svolge nel 1967 in una piccola stazione ferroviaria dove ci sono questi personaggi, il capostazione, il comandante del posto di polizia ferroviaria, l'edicolante, la barista, il tassista, un pendolare, un insegnante di matematica e lui, l'addetto alle pulizie, Adelmo, che ha una particolarità, è muto, ma è lui a raccontare le storie di Calamarina. In questo caso racconta la storia di Barbara, che vedete raffigurata in copertina, un'avvenente 35enne che ad un certo punto della sua esistenza prende un treno e sparisce. E chi è Barbara? È la moglie di un albergatore, Eusebio, che perde tutti i soldi che guadagna con l'albergo al casinò e che ad un certo punto della storia viene trovato morto nella toilette di un treno. Da qui partirà l'indagine, un giallo soft, molto delicato, perché quello che è importante è raccontare le vite dei protagonisti. Difatti, Bevande incluse, il secondo libro della serie, il primo si intitola Tutti i giorni è così, racconta le storie di Calamarina, non i delitti di Calamarina, non i casi di Calamarina, ma le storie, storie di vita, storie di persone. Concludo subito leggendovi la quarta di copertina. La vita è un regalo e come tale va vissuta, senza perdersi in calcoli meschini, senza tormenti, senza recriminazioni e soprattutto senza rimpianti e senza rimorsi. Non devi far altro che prenderla così com'è, come un menù a prezzo fisso, un'intera offerta, il buono e il meno buono, il giusto e lo sbagliato, tutto il pacchetto, insomma, primo, secondo, contorno e dessert, bevande incluse.